professionale. Esatto, i giocatori d'azzardo si chiudono bene il mazzo attorno al proprio volto per non far vedere che carte hanno in mano. A questo meccanismo europeo di stabilità l'Italia partecipa con una cifra di almeno 125 miliardi di euro. E allora uno comincia a dire, ma come? L'Italia è indebitata, qual è la logica del fatto che io sia indebitato? Devo andare a contrarre un nuovo debito, cioè verso anche 125 miliardi, ma per quale logica? Permettetemi, la logica degli strozzini, la logica dell'usurario. Per cui se tu sei indebitato vieni da me a chiedere ancora dei prestiti e io te li darò chiaramente, magari sono i soldi che tu mi hai appena dato ma non erano sufficienti a coprire la quota che ti avevo chiesto e quindi molto generosamente strozzino te ne do ancora di più, che mi dovrai restituire con un tasso di interesse e via. Ecco il famoso gioco a spirale. Monti già a febbraio aveva detto, no, bisogna rimpolpare questo fondo sul briciolo, non si può mica pensare ad un meccanismo europeo di stabilità con una detenzione complessiva di soli 700 miliardi. Va rinforzato. Recentemente qualcuno si è svegliato e ha detto, bisognerebbe portare a 2.000 miliardi, che significa quasi un raddoppiamento. Se tanto mi dà tanto, siccome si partecipa in quota proporzionale alla partecipazione dell'Unione Europea, l'Italia dovrebbe versare, se scappa questo rimpinguamento, quasi 500 miliardi. Ma restiamo alle cose oggettive e siamo a una quota di 125 miliardi ad oggi, con questo punto interrogativo di fianco. Su questo lato del tavolo, però, siete uno scommettitore al quale piace giocare forte. Non gli piace il rilancio così, delle piccole fisce. E quindi gioco forte, cosa fa? Pensa a un fondo europeo, tenetevi forte perché è oscena la parola in sé per sé, fondo europeo di redenzione. Ora, in senso biblico, la redenzione del riscatto dei propri peccati, ma se già andiamo a leggere nei salmi ci accorgiamo che c'è il passaggio che non basta tutto il denaro del mondo per redimere la propria anima. E questo ci fa già capire che in senso molto meno spirituale tutto il denaro che possiamo avere non basta per poter riscattare l'Italia rispetto al proprio debito. E difatti cosa pensa? Siccome abbiamo già un altro cappio, che è quello del, lo chiamano in inglese fiscal compact, utilizzano i termini inglesi perché danno un certo tono, in realtà è una mazzata pure questa, ed è il pareggio di bilancio. Qualcuno non piace la parola pareggio, contentiamo anche queste persone, parliamo di parità di bilancio o dell'equilibrio di bilancio. Fatto sta che quello è il senso di ciò che dobbiamo fare e che qualunque tipo di misura, provvedimento finanziario ed economico ci sarà fatto in quegli anni, sarà fatto perché adesso all'interno della nostra Costituzione c'è scritto che tutti gli enti nazionali e locali devono rispettare questo pareggio di bilancio, parità di bilancio o equilibrio di bilancio, come vogliamo chiamare. Per gli stati che non ce ne fanno c'è questo EREF, European Redemption Fund, Fondo Europeo di Redenzione. Ovvero, se non rispetti il parametro che ti abbiamo segnato, tutto ciò che è in più, quindi se tu sei disciplinato, tutto ciò che è in più rispetto al parametro che devi raggiungere, il pareggio di bilancio, io te lo considero debito e me lo prendo in capo io, Europa. Ovviamente, cioè, diventa il mio debito, me lo assumo. Però, per farti questo favore, con una mano ti do, con l'altra, tu devi dare delle garanzie, voglio delle garanzie. Quindi, per 25 anni, l'Italia dovrebbe fornire delle garanzie attraverso che cosa? Le nostre tasse, cioè quello che noi paghiamo di tasse allo Stato, sia sul pubblico che sul privato, attraverso la vendita o la concessione del nostro patrimonio pubblico, comprese le aziende, comprese l'apparato produttivo statale o comunque ancora pubblico, quindi tutti gli asset pubblici vengono dati in garanzia. Poi c'è questo passaggio che adesso è esilarante. Quando la prima volta che l'ho letto non avevo questa lettura, però
in seguito veramente è ridicolo, perché ci stanno prendendo per fondelli. C'è anche il passaggio che gli conferiamo le nostre riserve di valuta estera e di oro. E quindi quando l'ho letto ho detto, caspita, questi ci portano via anche il tesoro nazionale, cioè un minimo di riserva aurea e di valuta estera ce l'abbiamo, perché se lo prendono. Recentemente, per le ricerche dell'altro libro, ho dovuto rileggere il Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht è quello che ci ha impiccato con questo esercito europeo, con il sistema europeo delle banche centrali, con la BCE. Il Trattato di Maastricht ha un articolo 105 nel quale si legge che il sistema europeo delle banche centrali, quindi la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali, entrano in possesso della dotazione degli stati membri di valuta estera e metalli preziosi e oro. Ho pensato che ci fosse un errore, che forse mi ero scaricato una bozza datata del Trattato di Maastricht, quindi sono andata a verificare se fa parte del consolidato dell'Unione Europea. Sì, le nostre riserve auree e in valuta estera sono state conferite alla BCE, sono nella disponibilità della Banca Centrale Europea. E quindi una presa in giro che ci vengano a dire vi faccio il fondo europeo di redenzione, che mi date garanzie. Cioè, e tu? Che garanzie ti porti? Sei già portate via. Non solo. La cosa simpatica di questo European Redemption Fund è che gli analisti tedeschi hanno calcolato come dovrebbero partecipare i vari paesi. E per quanto riguarda l'Italia, l'Italia dovrebbe partecipare con una quota più cospicua, perché è calcolato in base all'ammontare del debito totale, noi abbiamo quasi 2.000 miliardi. E si tratta di una cifretta di cui si farebbe capo l'Europa e di cui dobbiamo dare garanzie, pari a circa 950 miliardi di euro, la metà del debito che abbiamo. Siamo alla follia, è un atto criminale. Ora lo capite perché non servono più bombe, non servono più carri armati, non c'è più bisogno dell'esercito intesi in senso tradizionale. Bastano queste armi per condurre una guerra in Europa, per schiacciare i paesi, per prenderli ostaggio, per occuparli letteralmente. Capite perché quando mi spingo a parlare di dittatura finanziaria è tale? È tale, ci fanno vivere in un regime dove comandano le banche, dove il valore è dato da un dio pagano, un dio denaro, al quale si sono immolati gruppi di potere che ci stanno governando e che stanno uccidendo le nostre nazioni, stanno uccidendo i nostri popoli. E però, dicevo, i nostri governanti, salvatori, tecnici o politici che siano, perché non hanno mai verificato se ci sono delle possibilità? E dicevo, ci sono. Perché altri le hanno utilizzate? Se io sono il tecnico che mi sta in una situazione così drammatica, la prima cosa che faccio è verificare a livello internazionale se esistono delle vie di uscita e se ci sono dei precedenti che mi consentano di agire. E allora ho trovato che proprio la Grecia, nel 1936, crea il primo precedente in sede di diritto internazionale che viene riproposto dall'International Law Book addirittura nel 1980 come esempio emblematico da poter seguire. Allora, la Grecia era indebitata con il Belgio. Il Belgio cita in causa la Grecia presso la Corte internazionale, presso la loro Società delle Nazioni, chiamiamolo un po' semplificando, il precursore dell'attuale ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, a livello storico, se non anche il precursore. Ebbene, la Corte internazionale dà ragione alla Grecia, che aveva detto che un capo di Stato, ovvero un rappresentante di un paese, se si trova a dover decidere e ad agire fra il risarcimento di un debito verso l'estero o la salvaguardia dell'esistenza del proprio Stato, del proprio paese, dei propri cittadini, della propria economia, deve far privilegiare il proprio paese, il proprio Stato, la tenuta sociale ed economica del proprio Stato. L'esempio greco viene utilizzato da Kirchner nel 2003 per mettere sotto scacco la loro forma monetaria internazionale, ricattando dicendo io non ti pago più il debito, perché la Corte Penale Internazionale aveva sancito che era possibile una di queste tre cose: o il congelamento temporaneo del debito,
per cui io per 10 anni non ti pago più il debito, tu non mi calcoli nuovi interessi e io riprendo a pagarti quello che devi avere fra 10 anni. Oppure una riduzione parziale del debito, ti devo 100, ti do 50. Oppure ancora l'estinzione del debito. Nel 2003 Kirchner batte i pugni sul tavolo e dice non ti pago il debito. E invoca l'esempio greco, con la sentenza del 38. Dice io sono condizionale per cui mi dispiace, ma non pago il debito. 2 anni dopo il Fondo Monetario Internazionale riconoscerà il cancellamento di quasi 100 miliardi di dollari di debito. Kirchner dichiara che la cosa più importante che io abbia mai fatto in vita mia è una vittoria enorme rispetto a quest'altra entità mostruosa che fa parte per quanto riguarda la Grecia della famosa Troica e anche per quanto riguarda noi, perché il famoso pareggio di bilancio inserito in Costituzione è una delle misure previste dal Fondo Monetario Internazionale per i paesi membri europei, tanto per intenderci. Infine l'ultima cosa, sono stata anche molto lunga, volevo cercare di comprimere e poi vi faccio prendere il filo rispetto ai famosi eserciti che combattono questa guerra contro di noi, contro i popoli europei. Spesso, un po' perché chiaramente i media, TV, radiogiornali non ce ne parlano, un po' perché ci sembra una cosa così distante da noi, che siamo presi dal non riuscire a quadrare il bilancio della giornata, della settimana, del mese, problemi con i figli, problemi sul lavoro, problemi con i genitori, siamo presi da mille cose che ci sembrano cose distanti, non ce ne vogliamo occupare, non ci interessano. Però, così come vi ho detto che nel famoso mercato, nel fallimento ristretto della Grecia c'è stata una realtà intoccabile che si chiamava Goldman Sachs. Se andiamo a vedere la Goldman Sachs la troviamo in tante altre parti ed è uno degli eserciti che conducono questa guerra finanziaria più potente in tutto il mondo. Quello che da lì magari può sembrare un ragnetto grazioso, apparentemente innocuo, è certo un ragnetto, ma vuole esemplificare quella che è la struttura di questa banca internazionale potentissima chiamata Goldman Sachs, di cui vi ho parlato prima. Nel momento in cui c'era entrata nell'Europa, guardate bene, sono gli economisti, ci sono testi di macroeconomia che citano questo nero su bianco. La Grecia, come l'Italia, come la Spagna, come altri paesi, hanno adottato dei trucchi contabili. Ma chi li ha fatti questi trucchi contabili? Beh, in Italia avevamo un pochino di personaggi più collegati alla Goldman Sachs, dove erano come non solo l'attuale governatore della BCE Mario Draghi, ma anche l'allora primo ministro Prodi. E guarda caso, Goldman Sachs è proprio quella realtà, quella banca internazionale che viene incaricata di fare il conteggio per l'Italia, così come per la Grecia, per vedere se tutto in regola per l'ingresso in Europa ed è tutto in regola. Anche per la Grecia, che arriva in un secondo momento rispetto all'Italia che già arriva con il fiatone attraverso le manovre di prelievo notturno sui nostri conti correnti, ma nonostante questo la Grecia è un pochino in ritardo, ma alla fine con la Sachs riesce a dare quel colpetto necessario per farla entrare all'interno dell'Europa. Ma quindi che cos'è questa Goldman Sachs? Se ne sente parlare? Ebbene, prendete questo ragnetto e guardate ciascuna delle zampe. Io molto brevemente vi dico chi c'è zampa per zampa. Come dirigente c'è un certo William George, che è anche direttore della ExxonMobil. Esso, per intenderci, catena petrolifera, distributori, è anche membro del gruppo Carnegie. Sarebbe interessante discutere uno di questo gruppo. Basta pensare che sono opinionisti, vengono definiti in inglese influencer, in materia politica estera, cioè decidono chi sono i cattivi e chi sono i buoni. Contro chi ha fatto una guerra, anche se non vi sono le condizioni per farle, le creano, si fa presto, contro la media si fa presto a creare delle prove necessarie per poter condurre una guerra. E fa parte, questo William George, anche del comitato, quindi del comitato di responsabili della Novartis, la multinazionale farmaceutica. Un altro dirigente è James Johnson, che è membro del poco conosciuto Brookings Institute, ma anche questo, come il Carnegie, è uno dei gruppi che decide contro chi bisogna puntare il fucile, in sostanza. Fa parte degli amici americani del Bilderberg, che
un altro di quei gruppi che agiscono a porte segrete, così come il MES è coperto da segreto professionale. E tra l'altro il Council on Foreign Relations, avete visto recentemente molti con lo spunto bello del Council on Foreign Relations sui nostri televisori dove veniva intervistato, che è stato un gruppo in Italia di potere politico, economico e finanziario che decide effettivamente a livello macroscopico le sorti geopolitiche di vari paesi nel mondo. Da cui escono tutti i presidenti e tutti i candidati alle presidenziali statunitensi, tutti, anche quelli che non sono tutti, o sei dentro o sei di dentro. Fa parte anche della trilaterale, che un altro gruppo ha dato il ramo europeo della trilaterale, che era presieduto sino a dicembre dell'anno scorso da un certo Mario Monti. Anche questo gruppo lavora in segreto e decide contro chi puntare fucili. Dirigente capo è Jane Shiro, che è anche direttore della PepsiCo. Altro dirigente è la Michelle Vance, che è anche dirigente della Walmart Stores, una catena, grande catena di supermercati statunitensi. Altro dirigente è Gary Cohn, capo operativo, ed è stato membro del comitato consultivo per i prestiti del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Ora capite che è un rapporto strettissimo con il governo degli Stati Uniti, ma fa parte a livello apicale di una delle realtà che decidono delle sorti dei paesi membri dell'Europa e dell'Europa. Altro dirigente, è questo che non ho mai sentito dire, è un certo Lakshmi Mittal, ed è uno degli uomini più ricchi in tutto il mondo, ma soprattutto è il maggior produttore di acciaio a livello mondiale. Executive Officer è Mark Schwartz, tipico cognome statunitense, che è anche presidente di Goldman Sachs Asia e direttore di Mastercard, per capire l'intreccio fra le banche. Altro Executive Officer è John Rogers, direttore dell'International Republican Institute, un'organizzazione fondata dal governo degli Stati Uniti che conduce programmi politici internazionali di democratizzazione, così le chiamano. Le chiamano quando sono rivoluzioni colorate, quando sono rivoluzioni che hanno un fiore che li rappresenta, le chiamano così in ogni caso quando c'è un qualche regime non allineato a questo sospingono, non allineato a che e ai principi di che cosa? Da far fuori, contro cui puntare materialmente questa volta in caccia ai bombardieri o le armi, spesso proibite. Questo è il ragnetto malefico, lo capite quanto è velenoso? E lo capite che è questo che decide anche per le sorti dei nostri paesi, dell'Europa e dei nostri paesi, dei nostri cittadini italiani, quando non riusciamo ad approvvigionarci del minimo di cui abbiamo bisogno e ci rendiamo conto che continuano a toglierci ogni singola goccia di sangue per alimentare il sistema finanziario malato, e con questi colossi che ci scontriamo. Non dobbiamo rifiutarci di voler sapere o rifiutarci di voler sentire, perché sono cose lontane. Sono le cose lontane, ma che decidono per noi. E abbiamo il dovere di avere quella responsabilità di sapere e di capire. Perché se sappiamo, possiamo sicuramente renderci conto quando ci danno la televisione e ci stanno mentendo. Quando ci dicono ti aiutiamo e invece ci dicono no, grazie, ti vedo che io stai aiuti. Se sono questi, non vogliamo essere aiutati. E capiamo benissimo che quando si rompe l'argine della consapevolezza diventa anche più difficile poter tenere imbrigliato il popolo. Ho iniziato facendovi vedere le immagini di Spagna, ma potrei farvi vedere anche quelle della Grecia, e ovviamente vi spacciano i great block che intervengono e distruggono tutti. No. Gledes Manolis piuttosto che Teodorakis non sono certo un great block, ed era in prima fila per casi lacrimogeni da parte delle forze assoldate, pensate, dal governo greco e posizionate con le parti speciali di cecchini sopra il tetto del Parlamento greco in occasione della parata per la manifestazione della Grecia rispetto alla Turchia. Una manifestazione che un po' come il nostro 2 giugno, il 25 aprile, i cittadini partecipano sempre, ebbene il governo ha schierato cecchini contro il proprio popolo. Siamo arrivati a questo.
Ora capite perché parlo della guerra dell'Europa. Io non vi posso, non vi voglio dare una ricetta. Non ce l'ho, se avessi una soluzione l'avrei usata come bacchetta magica, ci mancherebbe altro, come chiunque di voi l'avrebbe fatto. Ma quello che ho voluto fare è raccontarvi qual è la situazione, quali sono gli avvenimenti, come sono andate le cose, come stanno andando le cose in Grecia, come stanno andando le cose in Italia, per farci avere la consapevolezza che ci consente in qualche modo di essere un pochino più attenti quando ci vedranno. E quando sarà il momento, per avere quel senso di responsabilità che ci faccia decidere cos'è meglio fare rispetto di una classe politica che si è veramente abbassata una funzione di servizio rispetto a chi non ha altro Dio se non il denaro.